San Siro vestito a festa per questo match, atmosfera rovente sulle tribune, ancora pochi istanti prima del via. Non cambiate canale, seguite me e Lelia Dani e non ve ne pentirete. Si alza il sipario su questa edizione della Champions, entrambe vanno a caccia dei primi tre punti per la classifica del girone. In campo le formazioni di Milan e Chelsea. La fase a gironi rappresenta il primo scoglio verso traguardi più importanti, perché sono partite capaci di esaltare ma anche di riservare amare sorprese. Cos'è fondamentale? È fondamentale lasciare meno punti possibili per strada. L'impressione, le scelte del tecnico rossonero partono con il 4-3-3 con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano alla loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. Milan è una squadra dalla spiccata vocazione internazionale, sotto la presidenza Berlusconi sarà capace di fare veramente man bassa di trofei in Europa e nel mondo. Il Milan che è stato prima di Sacchi, poi di Capello e infine di Ancelotti, per citare i tecnici più vincenti, squadre capaci di far divertire milioni di appassionati e di regalare tante soddisfazioni al popolo rossonero. Indimenticabile. Vediamo la formazione di partenza del Chelsea. Mendy in porta, in difesa Thiago Silva con Koulibaly, Mason Mount insieme a Havertz nel mezzo e di punta Aubameyang accanto a Raheem Sterling. Squadre che debuttano ufficialmente dalla fase a gironi di questa UEFA Champions League. Giroud. Azione che svanisce, nulla di fatto. Aubameyang. Occhio a Sterling. Contrasto deciso. Non è solo. Occhio al tocco verticale. Arriva il fischio dell'arbitro, sarà punizione per il Milan. Prova il traversone sul palo lontano. Occasione che svanisce, restano solo gli impianti. Tonali. C'era la potenza, ma è mancata la mira, palla di poco fuori. Thiago Silva. Ecco Cucurella. Attacco affidato a Giroud, grande curiosità su ciò che saprà dare. Il gol è il suo mestiere, Pierre. Riesce puntualmente ad anticipare il difensore e ogni volta che la palla tra... Vediamo qui in ottima posizione, eh? Pregevole l'intervento del portiere. Va direttamente in area.
Kante. Occhio a Kai Havertz. Sbaglia tutto, pallone che finisce sul fondo. Muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero. È in posizione di tiro, i tifosi glielo chiedono. Tiene palla in attesa del varco giusto. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Il difensore sembrava esserci comunque. Aubameyang. La gioca su Koulibaly. Aubameyang. Mount. Nuovamente Aubameyang. Altro recupero rossonero. Sarà fallo laterale per il Chelsea. Giroud. Milan che avanza. Interviene e svetta il pericolo. Sterling. Palla per Aubameyang. La gioca su Mount. La spazza lontano. Aubameyang. Entra sulla palla e gliela porta via. Giro. Attenzione al tiro. Para senza problemi. C'è la possibilità della ripartenza. Si esaurisce qui il contropiede. Beh, il dato sul possesso palla parla chiaro. Equilibrio totale in campo, una partita povera di emozioni. Nessuno rischia, nessuno vuole scoprirsi. Cercano di speculare sul pareggio oppure aspettano un errore per colpire e sbloccare il risultato. Troppa poca costruzione fino a qui. Cercano di costruirsi un'occasione qui. Sterling. Aubameyang. Può andare al tiro. La risposta è il tuffo di Maignan. La mette in area. Palla allontanata, ma non è finita. Nulla da fare. Aumenta la pressione, non si accontentano del pari. Era un'occasione importante, l'arbitro non ha avuto dubbi. E vediamo se c'è il cartellino. Arriva il cartellino giallo, giallo per Koulibaly. Deve stare attento qui se vuole finire la partita. La mette al centro. Super parata del portiere sul colpo di testa. Occhio a questo calcio d'angolo, sono a caccia del gol del vantaggio. Potrebbero portarsi in vantaggio se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina. I tifosi avvertono l'importanza del momento e provano a trascinare la squadra verso il gol. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Il portiere che non si scompone nemmeno su questa girata aerea. Aubameyang. La gioca su Mount. Quarto uomo, esibisce il tabellone. 2 minuti di recupero. Mount. Il tocco per Havertz. La gioca ancora su Havertz. Interviene sul pallone, lo fa suo.
Finisce qui il primo tempo, squadre negli spogliatoi. Si riparte, gara valevole per la prima giornata di Champions. Il Chelsea prova a rendersi pericoloso con questa azione insistita. Non riescono a sfondare, palla persa. A riconquistare il pallone con un tackle deciso. Jorginho. Chiama in causa Mount. Tentativo respinto. Buona protezione del pallone. C'è campo per andare, attenzione. Buono qui il recupero del pallone. Sterling, rete del Chelsea. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Ha seguito l'azione Sterling, che ha infilato il pallone alle spalle del portiere da distanza ravvicinata. Milan sotto nel punteggio, vedremo se saprà reagire. Intervento provvidenziale, ha evitato guai. Ripartono in campo aperto. Alla lunga, scavalcare la difesa, sembra interessante. Capisce tutto e recupera bene palla. Raheem Sterling. Palla per Kanté. Palla per Havertz. Attenzione all'avanzata di Sterling. Cross calibrato male, possono liberare. Pallone irraggiungibile, comodo per il portiere. Raheem Sterling. Si avventa sul pallone e ferma tutto. Aubameyang. Può metterla da lì. Salva la porta, ma non è finita. Non la blocca. Interviene e spazza. Rafael Leão. Sterling, vincere uno contro uno, tornano in possesso di palla grazie a un buon lavoro difensivo. Occhio all'avanzata di Aubameyang. Palla gol per Mount. Aumenta il vantaggio del Chelsea, Blues avanti di due. Ecco il replay del gol, da sottolineare il senso della posizione e la freddezza con cui ha controllato la palla prima di spedirla in fondo alla rete.
Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. Match che arriva. Prende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Provano ad affacciarsi davanti. Azione che non va a buon fine, merito soprattutto della difesa. Non è solo qui. Tonali. Porta palla. Cerca il tiro da lontano. Conclusione disinnescata senza alcun problema. Palla che viene recuperata dal portiere. Riconquistano palla qui. Sterling. Havertz. Sterling. Occasione. Aveva solo il portiere da battere, sembrava una formalità e invece intervento da applausi. Una parata destinata a finire dritta negli highlights del match, Pier. Indipendentemente dal risultato finale parlo, un capolavoro. Occhio al tocco in mezzo. Il portiere raccoglie il pallone senza problemi. Havertz. Contrasto efficace, ci sarà rimessa laterale, la touche. James. Cross allontanato. Si giocherà ancora per due minuti. Prova a superare la difesa con questo pallone. Si ferma tutto, si alza la bandierina. Ha sbagliato il movimento, Pier. Doveva attendere invece di scappare subito. Peccato, perché poteva essere un'ottima chance. Punta la porta, non lo chiude nessuno. L'arbitro fischia alla fine. Per loro arriva subito la vittoria all'esordio della fase a girone. Hanno rotto il ghiaccio, nel migliore dei modi, Sono una delle squadre favorite per il passaggio alla fase successiva della UEFA Champions League e oggi l'hanno dimostrato. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Con che sorriso sta uscendo dal campo, Pier? E ha ragione, Oggi può tornare a casa con in tasca un gol e la vittoria.